Potrà sembrare un giorno come un altro, e invece proprio in quel periodo fu fondato il New York Daily. Mia madre ogni mattina prima di accompagnarmi a scuola lo comprava e lo leggeva nel tragitto. Gli articoli in prima pagina narravano della Greater New York, il centro mondiale per la cultura, l'industria, l'economia e le comunicazioni.